nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti, ecco oggi mercoledì della settimana di Pasqua. Siamo ancora nella Pasqua del Signore. Nell'ottava di Pasqua siamo ogni giorno a celebrare la resurrezione di Cristo. Cristo vive, è in mezzo a noi. E oggi il Vangelo ci racconta la storia, il racconto dei discepoli di Emaus. Quei due discepoli che dinanzi alla sofferenza, dinanzi alla morte e alla crocifissione di Cristo, andavano per le strade tristi, ritornavano alla loro vita delusi. Non credevano più, dicevano: è ormai finita. Dove possiamo mettere la nostra fiducia, la nostra speranza? Hanno perso, possiamo dire così, quello che è più prezioso, la fede. E Gesù però non gli è stato lontano. Gesù non solo ha camminato accanto a loro, ma volevano ascoltare loro. Tanto che diceva: ma cosa è successo? Mi raccontate. E loro raccontavano a Gesù durante il cammino, durante il percorso, la loro storia. Ma sei tu l'unico che non hai visto che il nostro Maestro è morto? Sei tu l'unica persona che non capisci che il dolore che subiamo in questo momento? E qui possiamo trovarci anche noi. Dinanzi alla sofferenza, dinanzi ai momenti bui, dinanzi alla croce della nostra giornata, della nostra vita, come ci comportiamo? Ci comportiamo come i discepoli di Emaus, tante volte, che dinanzi alla difficoltà scappiamo, ritorniamo alla nostra origine, ritorniamo da dove Dio, da dove Cristo ci ha tolto. Ecco, il cammino è necessario percorrere, però nel cammino dobbiamo essere attenti a questo Dio che cammina in mezzo a noi. Sant'Agostino diceva in una frase: io temo Dio che passa. E questo dobbiamo temere anche noi. Dobbiamo essere attenti a non perdere l'occasione che Dio ci dona ogni giorno. E è nel cammino della nostra vita, è nel camminare della nostra storia, in ogni momento che possiamo scoprire la bellezza di Cristo. E come facciamo? Come i discepoli di Emaus, lungo la strada Gesù parlava con loro e loro non riconoscero Gesù. Non riconobbero Gesù perché? Perché Gesù era nella gloria, perché Gesù era trasfigurato, perché Gesù era un Dio glorioso. Però sentivano il calore nel cuore, sentivano il parlare che gli donava quella pace interiore, avevano capito il segno. Però non avevano capito chi li donavano quelle manifestazioni d'amore. Ecco, però quando hanno spezzato il pane, hanno riconosciuto, gli occhi si sono aperti e hanno capito che era Cristo. È nell'Eucaristia che i cristiani riconoscono Cristo. È nell'Eucaristia che abbiamo una profonda intimità con Dio. Quindi tu che sei nella sofferenza, che credi che la tua vita è senza senso, che hai perso il sentire, il gustare della parola del Signore, o ascoltare con attenzione, con amore, a meditare con tanta speranza nella parola del Signore. Ecco, il discepolo di Emaus oggi ci insegna: è nello spezzare il pane, è nell'Eucaristia, è nel mistero della Santa Messa che scopriamo la bellezza di essere amati, di non essere sole, di non aver perso, di affidarsi nel Signore. Quindi ti auguro in questa giornata la stessa grazia che hanno avuto i discepoli di Emaus, che mentre il tuo cammino si fa, tu possa sentire la presenza di questo Dio che ti è accanto. Pace e gioia a tutti. Ciao ciao!